Volano così le copie del quotidiano del mattino dopo, come in un luna park di carta, montagne russe con treni di copie, piegate e stirate. Mezzanotte è un passo, le rotative rimarranno in funzione per ore, ininterrottamente, fino all'alba. Inghiottono e trasformano il lavoro di un giorno intero. Mangiano lastre, restituiscono pagine. Il lavoro inizia nel primo pomeriggio, con la seconda riunione di redazione quotidiana. Poi è un ciclo continuo, a cascata, sempre più caldo. Fabrizio Cignini è il proto del secolo XIX. Siamo venuti qui nella redazione di Piazza Piccapietra ad assistere alle ultime operazioni prima che le pagine del giornale vengano mandate al centro stampa di San Biagio. A che ora inizia l'impaginazione del giornale? Verso le ore 15 del pomeriggio. Una volta ottenuto il cosiddetto timone del giornale, le pagine si disegnano fino alle 21. Testo, moduli, titoli, occhiali e catenacci, grafici. È il giornale moderno, danza tra i monitor, attraverso il flusso delle notizie e le mani di quelli che un tempo si chiamavano tipografi. Oggi sono 10 operatori all'ufficio grafico, 3 all'ufficio tecnico e 3 per pagine particolari e rubriche. 16 menti all'opera fino a mezzasera. La prima edizione del giornale a che ora viene spedita e stampa? La prima edizione del giornale la mandiamo a centro stampa dalle 22 alle 22:20. La seconda edizione? La seconda edizione viene chiusa entro le 12:30, l'una, secondo le sere. Una notina di Amarcord, com'è cambiato il lavoro da quando ci sono i computer? Il lavoro è cambiato da quando ci sono i computer, che io sono entrato, che c'erano i notai, che lavoravamo col piombo e è cambiato in meglio, dai. Erano i tempi del saturnismo, si respiravano piombo e amianto, i tipografi bevevano latte a litri per scongiurarlo, i contratti di lavoro comprendevano la fornitura, ricordi vecchi di decenni. Oggi il centro stampa è completamente automatizzato o a freddo, si muove in parallelo mano a mano che le pagine vengono inviate via computer. Il lavoro vero e proprio inizia alle 9:30 di sera per proseguire fino alle 4, alle 5 o più. Perché i fatti di cronaca e gli inceppi dei macchinari sono clienti capricciosi. A Genova Bolzaneto, centro stampa San Biagio, ci sono 80 persone divise in 3 gruppi. I fotoformatori, addetti alle lastre, i rotativisti direttamente sui gruppi di stampa, gli speditori per la fase finale di divisione e smistamento. Lavorano tra giganti calamai d'inchiostro, tonnellate di bobine di carta, lastre d'alluminio, metri e metri di copie ondeggianti. Il quotidiano più diffuso in Liguria conta 5 edizioni, una nazionale e 4 dorsi locali. Sono più di 100.000 copie a notte, arriveranno di primissimo mattino in tutta la regione, da Ventimiglia alla Spezia. Siamo con l'ingegner Roberto Poli, direttore del centro stampa. Abbiamo visto una pagina, arrivano su computer, poi cosa succede? Bene, quando arrivano queste macchine, dopo aver fatto un check, un'analisi della pagina, non fanno altro che trasformarla in 4 sequenze di punti bianchi e punti neri. E queste sequenze, una dietro l'altra, vengono inviate a queste macchine. Dentro a queste macchine c'è un diodo laser, si accende e si spegne. Quando si accende impressiona una lastra fotografica. La lastra fotografica, una volta impressionata, va nella sviluppatrice e poi successivamente in quella macchina dove viene piegata. Ogni pagina è formata da 4 lastre di colore differente. Si chiama sintesi sottrattiva, mischia gli stimoli cromatici nella sequenza. Ciano, magenta, giallo e nero. Una volta impresse, le lastre si inseriscono nelle rotative, in sequenza, in colonna verticale. Un'operazione ritmica, d'orchestra quasi. Il semaforo si accende alle 23 circa. Ogni rotativa è collegata a un computer che verifica lo stato delle operazioni. L'ultima è una perfetta tensione delle bobine di carta. Poi il via alle stampe. Comincia il volo di centinaia di copie, oscillano su binari sospesi. I primi a leggere sono loro, i dipendenti. Controllano le prime copie a inchiostro ancora fresco. Le stesse che corrono all'impacco in balle dalle copie numerate e poi via, fuori. Comincia la notte in corsa verso le edicole di tutta la Liguria.